Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Ore 16:18 di domenica 14 febbraio. E questo vuol dire Man vs Food Day. La sfida di oggi sarà una All-in-One Challenge. Ma prima di mostrarvi di quale brand, di quale marca e quali prodotti andrò a papparmi, come da prassi, check fisico. Eccoci qua ragazzi, il marchio, il brand, il prodotto di oggi saranno i pavesini della Pavesi e quindi sarà una Pavesini All-in-One Challenge. Nel dettaglio abbiamo una confezione da 200 grammi di pavesini classici, una confezione di pavesini al caffè da 200 grammi e un'altra confezione da 200 grammi di pavesini al cacao per un totale di 264 pavesini. Il tutto accompagnato da tè verde e caffè. Prima di cominciare volevo ricordarvi che se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo così non vi perderete nessun Man vs Food Challenge e molti altri fantastici video. Ed è gratis! E se non volete perdervi nemmeno i miei relax day della domenica, allora seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link in video e in descrizione. Bene, direi che è arrivato il momento di aprire tutti questi pacchetti di pavesini. Cominciamo da quelli classici. Ah, sono 11 pavesini per pacchetto. Passiamo a quelli al caffè. E concludiamo con quelli al cacao. Ne stavo perdendo uno. Ok, direi che ci siamo. Ah no, ne manca ancora uno. Mi voleva scappare questo furbetto. Adesso sì, ci siamo veramente. 264 pavesini, ragazzi. Ben 264. Cioè, mamma mia. Bene. Non perdiamo altro tempo, quindi fascia la battaglia. Prendiamo la bottiglia per come appoggio per il cronometro. E cominciamo. Assaggiamo questo primo pavesino al cacao. Buon appetito, Dennis. Allora, sia chiaro, li ho provati tutti, però era una vita che non li mangiavo. Buoni. Comunque, sono 88 pavesini per tipo, quindi 88 al cacao, 88 al caffè e 88 ordinari classici. Per un totale di 264 pavesini. Direi di provarli anche con il tè e il caffè. Andiamo con il tè. Non sono male. Proviamo col caffè. Col caffè è veramente tanta roba.
Il pavesino e il cacao, i primi 88, sono finiti. Ora tocca assaggiare quello del caffè. Non sono male, però mi aspettavo un gusto più deciso del caffè, molto leggero. Proviamo col tè. E qui esce un po' di più il gusto del caffè. E ora col caffè. Beh, qui il gusto del caffè ovviamente si sente. Nella loro semplicità i pavesini sono molto gradevoli da mangiare. Ci stanno. Vanno giù veramente con piacere. Ultimo pavesino al caffè. Rimasti solo quelli classici, gli ultimi 88 biscotti parigini. Direi che è arrivato il momento di assaggiare pure questi. Non lo ricordavo così uovoso. Però buono, mi piace questo gusto. Prendiamo uno col tè. Ci sta. E proviamolo ora col caffè. Ci sta un po' meno. Comunque il sapore di quelli classici mi piace assai. Sono buoni anche gli altri, ma l'originale rimane il migliore. Buono anche col caffè, per amor di Dio. Però col tè rende di più. O meglio, gli altri nel caffè rendono di più che nel tè. Questo invece rende più nel tè che nel caffè. Mio opinione. Sono passati 19 minuti e 33 secondi. Voglio battere e voglio battere. Voglio riuscirci prima della mezz'ora. A voi ragazzi piacciono i pavesini? Se sì, quali dei tre tipi di pavesini vi piacciono? Fatemelo sapere nei commenti. Ce la faccio tranquillamente. L'ultimo col tè.
L'ultimo col caffè. E l'ultimo, ultimo, così. E voilà! 264 pavesini mangiati in 26 minuti e 38 secondi, quindi sono rimasto sotto i 30 come volevo. Ora mi finisco anche il mio caffuccio, anzi prima mi bevo il tè. Vi mostro anche l'interno, che magari pensate che ci sia dentro qualcosa, tipo il pavesino. Anche il caffè. Bene, direi che è stata un challenge più facile di quello che pensassi. Pavesini molto 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 leggeri. Ne ho mangiati 264, ma probabilmente potrò mangiarne anche il doppio, quindi 528. E niente, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, un commento e condividetelo più non posso, così contribuirete a far crescere il canale. E io vi sarò eternamente grato. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, così non mi perderete nessuno a me verso Food Challenge e molti altri fantastici video, ed è gratis. E se volete rimanere con me 24 su 24, 7 giorni su 7, seguitemi anche su Instagram, così potete vedere allenamenti in palestra quando riapriranno, pasti giornalieri dei giorni, relax day della domenica e vari episodi della mia vita privata. Vi lascio il link in video e in descrizione. Questo episodio di Members Food termina qui, ma noi ci vediamo presto in un prossimo video.